Primo guardò il Pelosi, era giovane e bello, per campare faceva marchette, di studiare non ne aveva voglia, tanto meno né di lavorare. Quanto prendi? Gli chiese per Paolo. 5.000 è la mia tariffa. Quello che devo fare lo faccio e nessuno è più bravo di me. Il poeta spalanca la porta della macchina metallizzata, il ragazzo ci monta a spavaldo mentre pensa stasera va ben. Dopo avere lasciato i giardini si dirigono a una trattoria, il Pelosi ha un po' fame, un po' sete, Pasolini lo vuol soddisfare. Dopo avere mangiato e bevuto, se ne vanno verso l'idroscalo, dove Piero conosce un bel posto e nessuno li disturberà. Era un giorno un po' prima dei morti, ci mancavano pochi minuti, Pasolini era pieno d'amore, il Pelosi non ebbe pietà. Lui pensava, mo faccio il colpaccio, me sistemo per resto dell'anni, a sto frocio gli faccio vedio quanti sordi che m'ha da sganciar. Pasolini, che odiava i ricatti, non ci stette nemmeno per scherzo, vaffanculo, gridò un po' incazzato, qua non c'è manco un sordo per te. Il Pelosi gli diede un gran calcio, glielo diede in mezzo alle gambe, e il più buono tra i belli lì dentro, intontito fra il fango cascò. L'assassino si guarda un po' attorno e poi disse, ma adesso ondo vado? Con un balzo saltò dentro l'auto e all'indietro su Paolo passò. Pasolini schiacciato e ammazzato è rimasto una notte sdraiato, e il mattino quando l'hanno visto per un po' di immondizia passò. Ma non fu spazzatura quell'uomo, fu l'esempio di tutti i contrari, fu una luce splendente su tutto, per l'Italia che sta per crollar. Il Pelosi corre a contromano, ed a casa tornare voleva, ma Scalzone sperava di farla, ma i Carruba gli diedero l'al. Era ovvio che non si fermasse con quel peso che c'aveva dentro, ma fermato e arrestato fu un lampo che non sapeva che cosa dire. Tu la macchina chi l'hai rubata? Di chi è quell'anello che ha il dito? Che cos'è quella macchia di sangue? La patente dov'è che ce l'hai? Tra le lacrime grida la mamma, il furbante giustifica il fatto, lui voleva il mio culo per forza, è per questo che io l'ammazzai. 10 giorni, 6 mesi e 9 anni hanno dato a quel sozzo battone per avere affermato che il culo a lui serve soltanto a cagar. Ma con lui noi ci siamo stufati di finire da sempre ammazzati. Il Pelosi aspettiamo la casca e vediamo che santo sarà. Ve l'ho detto una volta anche all'onco, dopo il controprocesso al ragazzo, Pasolini ha concluso un inverno e da oggi più caldo farà.
Pasolini ha concluso l'inverno e da oggi più caldo farà. Per attualizzare